Unave a tutti i legionari barbarossa iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Crusader Kings 3 Royal Court con il nostro Jarl Dire, lo straniero e anche ubriacone e stressato del Cairo in realtà, non più di Creta, dato che siamo partiti per l'avventura variaga nello scorso episodio e abbiamo conquistato questo ducato. Al momento stiamo cercando di prendere questa contea, non stiamo facendo l'avventura, così da ampliare il nostro raggio d'azione e magari fare la prossima avventura variaga verso questi territori o comunque con prospettive più ampie, diciamo. Ci sta per scadere un altro contratto di mercenari e speriamo che non siano questi, perché sennò potrebbe essere decisamente un problema. E infatti erano questi. E ragazzi, dovete scappare, dovete scappare. So che non ce la fareste da soli, quindi facciamo che aspettate che arrivino anche gli altri. Nostra moglie è incinta, speriamo che sia una bambina. Per favore dimmi che è una bambina. Tra l'altro in realtà io ho diseredato il nostro figliolo qua, che è erede al Ducato di Creta e di Kiev, molto molto particolare. Cioè anzi, sono molto contento per lui, perché così almeno la nostra dinastia persiste e gli altri nostri domini invece verranno divisi tra le nostre figlie. Ma quello che importa a noi è il destino della nostra Freya, che sono convinto che con Akon farà assolutamente fiorire la nostra stirpe una volta che papà sarà morto. E se continua a bere così, mi sa che il ragazzo a breve finirà nella tomba. Ok. Vediamo di sbarcare qua e di dividere poi le truppe. Quanto trito prendiamo? 25% mi sembra eccessivo. Comunque io mi sposti e vado a prendere attrito, quindi facciamo una cosa di questo tipo. Le lasciamo imbarcate e nel caso i rinforzi li mandiamo qua sotto. Come comandante ci stiamo noi magari. 10 mesi d'assedio, mamma mia, lunghissimo. Possiamo fare qualcosa per quanto riguarda l'assedio? No, l'abbiamo già fatto, quindi facciamo magari questa qua del movement speed, non è male. Il ramo stratega in questo momento ci serve, tra l'altro abbiamo davvero pochissime truppe in questo momento. Nonostante abbiamo territori più ricchi di quanti, cioè territori molto più ricchi di prima, anche se adesso effettivamente ne abbiamo meno e il controllo è effettivamente anche abbastanza basso, quindi dobbiamo lavorare anche in tal senso, a ben pensarci. Cerchiamo di aumentare il controllo del Cairo, se riusciamo a convertire il Cairo, quanto rido, ma non ci riusciremo. Proviamo anche a promuovere la nostra cultura, anzi no, raccogli tasse, abbiamo bisogno di soldi, non diciamo cazzate, abbiamo bisogno di tutti i soldi possibili e immaginabili, che io vi ricordo che dobbiamo scappare qua prima che i Turunidi dicano sai che c'è? Facciamo che ci riprendiamo ciò che ci hanno rubato questi maledetti norreni, è una lotta contro il tempo la nostra essenzialmente, che non ci possiamo assolutamente permettere di perdere. Magari facciamo che ci muoviamo verso qui, verso la capitale nemica. No, sono troppo pochi, ragazzi. Meglio che rimangano uniti. Ci doveva per forza nascere un figlio. Va bene. Valdemar. Ok, Valdemar. Vabbè, ragazzi. Almeno è furbo. Mi sarò contento per questo. Vediamo, tra l'altro, se possiamo istruire gli altri ragazzi. Ho completamente ignorato la cosa. Mi auguro che il nostro primogenito riuscirà effettivamente a prendersi i ducati là sopra. Le figlie... vabbè. Facciano un po' quello che si sentono, voglio dire. Tra l'altro una non l'abbiamo neanche promessa in sposa. Potremmo utilizzarla per forgiare qualche alleanza, ma non sono certo di riuscirci per via dell'accettazione religiosa, naturalmente. Olè. Il territorio è stato preso. Vediamo se riusciamo ad avanzare. Attrito, però in teoria sì. Ok, c'è un esercito nemico qua che si sta radunando. Tra l'altro i ragazzi qua non hanno quasi più provviste. E spostarli qua non servirebbe a niente. Malissimo. Poveri ragazzi, si vede che questi territori non sono fatti per loro. Sentite, ma se li riuniamo e facciamo un azzardo, ovvero tentiamo di sconfiggere questi ragazzi in battaglia? Ancora peggio. Se attraversiamo il deserto è la fine.
Là sì che perdiamo un sacco di truppe. Non c'è nessun altro che posso tirar su? No, e nostra moglie è di nuovo incinta, ma di male in peggio vanno le cose. È assurdo. Il problema è che questi qua possono semplicemente fare il gioco dell'attesa. Aspettano fino a che non finisce male. Fazione, tra l'altro, di populisti egiziani, di Marmaglia. Ok. Recentemente non ci sentiamo degni dello Yardom del Cairo e ci chiediamo se gli altri abbiano gli stessi dubbi che abbiamo noi. Ma una bevuta risolve tutto. O forse no. Beh, mi auguro di riuscire qua a concludere questo conflitto perché sennò qua davvero finisce malissimo. La difficoltà del raggiungere l'India è il fatto che ci troviamo di fianco a dei giganti e il passaggio è ostruito. Perché l'altra via avrebbe potuto essere questa, ma sarebbe stato molto difficile, perché una volta arrivati in Abkhazia, che al momento fa parte dell'impero bizantino, avremmo potuto sì andare qua, o volendo andare qua, e poi da qua sarebbe stato comunque molto difficile, perché non ci sono fiumi navigabili, che è quello che a noi ha aiutato in Russia. Il fatto che questi fiumi sono navigabili e quindi poteva migrare. Non so se riuscirò a raggiungere l'India, io me lo auguro, ma da come le nostre truppe stanno reggendo l'inverno sono un po' abbattuto. Temo che potremmo non farcela. Andiamo a mettere il Basileus alla guida delle truppe. No, 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 ma stiamo scherzando? Perderemmo la battaglia. Andiamo ad affrontare questi. Ok, pensa a te. Sono molti più di noi. Ma è diventata una guerra santa questa? Cos'è diventata? Cioè, in termini numerici siamo di più, ma non ce la facciamo a combatterli. Andiamo a prendere questi. Anche se non penso che aiuterà particolarmente. Non abbiamo più provviste, tra l'altro. C'è nata un'altra figlia, Bjorg, Piri, Ragnhildr, va bene. Una bambina abbastanza malaticcia. Cerchiamo di combattere qua, ma poi devo far ripiegare le nostre truppe perché sono conciate troppo male. Non hanno più provviste e stanno morendo. I nostri ragazzi stanno morendo. Non li posso disbandare finché ci sono eserciti nemici di fianco. Qua non riescono a prendere abbastanza provviste, naturalmente. Imbarcarli non aiuta, purtroppo. Però noi ci proviamo. Li rispediamo a casa e poi proviamo a tornare. Il problema è che più il tempo passa, più sarà facile per questi ragazzi qua a fare la guerra per il Ducato del Cairo. Ups, scusatemi. Tregua, tregua, tregua. Dove sono i Tulunidi? Ancora 10 mesi e ragazzi, arrivano questi. Non è che stanno qua ad aspettare noi. Nel frattempo le nostre truppe sono state massacrate. Porca miseria. Abbiamo finito le provviste. Abbiamo finito le provviste e la nostra avventura è finita così. Cioè, per il momento questi non stanno facendo nulla, ma non possiamo contare su questo. Io adesso devo necessariamente aspettare di avere abbastanza truppe per poter ripartire, ma non ne avrò abbastanza per un bel po'. Cioè, potrei aspettare davvero che qua raggiunga il 100% da solo, ma questi qua, 100 uomini, possono volendo riprendersi il territorio, quindi. Cioè, guardate qua, 240 in 7 mesi comunque lo fanno ricadere. Proviamo a rimandare le nostre truppe, magari con ancora qualche mercenario. Stanno
Sarebbe un buon momento inoltre per fare qualche saccheggio, ma la nostra posizione è troppo rischiosa per poterci fermare. Nuovo perk marziale. Sì, questo. Dove sono i nostri ragazzi? Sono in viaggio, ok. 2600 uomini. Dopo questa battaglia proveremo a muoverci verso questi e speriamo naturalmente di riuscire a fare qualcosa. No, ok, ce la possiamo fare. Magari li facciamo sbarcare separatamente? Che dite? Oddio, è anche vero che possono sbarcare tutti insieme qua. E poi da qua sì che li dobbiamo muovere separatamente. Ok, 1000 uomini. Se facciamo la via delle montagne potremmo anche cavarcela. Che giro ragazzi. Per l'amor del cielo, arrenditi. Dai. Smettila di resistere. Ok. Che faticata, ragazzi. Che faticata. Ok, qua dovrebbe reggere tutte le truppe in teoria. Sempre che questi non arrivino qua a soffrire attrito. Ok. No, non me le reggerà tutte. Siamo al 78%. No. Ok, facciamo una cosa di questo tipo. Unworthy challenge. Questo Yatvard Sleggia ci sfida a duello. Ha un'ottima prowess. Effettivamente, sì, averlo come cavaliere non sarebbe per niente male, piuttosto che un po' di questi cagnacci che abbiamo. È morta nostra sorella e noi siamo di nuovo lì lì per un eccesso di stress. Ok, facciamo un movimento di questo tipo. C'è nato un altro ragazzo. Bagge, Bragi, Asbjorn, Porbjorn, Bragi. Qualcosa di più fantasioso? Cioè di più simpatico magari? Va bene, vado per Loki. Adesso li chiamerò tutti come divinità della nazione. Tra l'altro, sapete che quasi quasi chiamo anche il secondo genito Alexandra? Al posto di Valdemar? Ma no, vabbè. Ah, è morta nostra moglie. Orribile. Cioè, non vogliamo spendere per farlo un funerale. Mamma mia, che pezzenti. E perdiamo prestigio, ok. Avrei bisogno tra l'altro di intelligence, di sapere dov'è il nemico, ma non mi è dato saperlo. Vediamo se riusciamo a prendere la loro capitale. Abbiamo un po' di prigionieri forse che possiamo riscattare, tra l'altro. È stata creata la cultura nordgaelica. Va bene. Buon per voi. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ok, a quanto pare il ragazzo può essere portato verso la via militare, come papà. Valdemar. Possiamo chiedere altri riscatti? Sì, per lei. Ah, tra l'altro, ma siamo diventati feudali, effettivamente. Possiamo ancora un governo tribale. No, il nostro è un governo feudale. Allora ricordavo bene. Se fai l'avventura Variaghe diventi feudale. Buono sapersi. Infatti adesso le nostre leve costano. Dai che ci siamo con l'assedio. Dai! Mamma mia, quando ho fatto la guerra per quella provincia l'ho fatta perché in teoria doveva essere una guerra semplicissima. Mai mi sarei aspettato che sti infami facevano tutto sto casino. Oh, santo cielo.
Ok, vediamo il nostro nuovo raggio diplomatico. Possiamo raggiungere queste isole qua? Sì. No. Stavo scherzando. Qua possiamo raggiungere? Sì. Loro? Sì, ragazzi, sì. Volendo possiamo raggiungere i Prataira. Questo è interessante. Qua c'è un ducato che c'è il nostro nome scritto sopra, chiaramente. Questa Pratiara. Fatemi vedere lo sviluppo. Bene, ma non benissimo. Carnate invece. È troppo lontano, ma è debolissimo. È debolissimo. Sì, ragazzi, assolutamente. Dobbiamo andare qua. È il momento di partire. Posso togliere le truppe direttamente qui? Sì. Ho abbastanza prestigio per partire? Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Effettivamente, per qualche ragione non mi dà le truppe. Ah, sì, effettivamente. Non ho calcolato una cosa da nulla, che effettivamente poteva avere degli alleati. E ne ha decisamente troppi. Ma stiamo scherzando. Ma come ti è venuto in mente di avere tutti questi alleati? Ok, se no c'è questo ragazzo qua, ma a sua volta. Ha tanti alleati, ma neanche troppi in realtà. Fatemi vedere un po', e questi territori sono abbastanza ricchi. Potremmo attaccare qua a Savira. Volendo. Non è che riusciamo magari a fare un matrimonio qua, che so, con... La ragazza qua è sposata? La secondogenita? Lei non è sposata. Non è che magari vedete bene i Norreni per qualche ragione a me ignota? Colpo di scena, sì. Però non vado a creare un'alleanza, e questo è male. E voi invece come vedete i Norreni? Cari miei Saffaridi. O Saffarighi. Probabilmente è Saffaridi, Saffaridi. Cioè sembra una malattia anche abbastanza bruttina, quindi... Ok, loro naturalmente no, e da una parte meglio, perché questa ragazza ha un tratto che non vorremmo portare in dinastia. Voi invece? Allora, c'è da dire che hai tante figlie, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Però tu sei troppo lontano. Il punto è che il tempo non è della nostra. Beh, vediamo un attimo come va qua la guerra. Tra l'altro, per cosa stai combattendo? Non è che stai combattendo per questo ducato, vero? Sì, sì, esattamente. Sta combattendo contro questo per proprio questo ducato. Quindi rischiamo di andare là a combattere per niente, essenzialmente. Mi serve un attimo per riprendere le truppe e poi dobbiamo partire, però. Non possiamo permetterci di aspettare troppo. Perfetto, anche Teodosia, nonostante ci odi, cerca di sedurci, anzi di conquistarci proprio. Lei non cerca di portarci a letto, a quanto pare sta facendo romance, quindi sta cercando di farci innamorare di lei. Cosa completamente a caso e inaspettata. Va bene, apprezziamo naturalmente. Qua abbiamo un altro ostaggio. WeCook, sarò sincero, non è che mi serva particolarmente. Vediamo quante truppe riprendiamo al mese. Abbastanza poche. Possiamo arrivare a un massimo di 2500 uomini. No, anzi, al momento abbiamo 2500 uomini. Possiamo arrivare a un massimo di 3500. Lui sta perdendo la guerra contro questo. Tra l'altro, è una guerra con due alleanze. Punto è che per. L'attesa non gioca a nostro favore, è questo che mi uccide. Volevo fare un nuovo rally point, tra l'altro. Qui. Vediamo un attimo il timer. 1065. La tregua con i Tulunidi è da tempo andata, quindi... Sapete cosa possiamo fare? Ho un'idea. Ho un'idea. Andiamo.
Ci prendiamo degli altri mercenari. Questi qua durano ancora 18 mesi, che non sono assolutamente tanti. Mercenari. 473. Contratto di 3 anni. Li prendiamo non appena abbiamo tirato su le nostre truppe qua. Ci vogliono 21 giorni. Ok. Perfetto. Allora. Ho divisi i soldati normali da quelli dei mercenari. Questi li spezziamo ancora, li spezziamo ancora. Perché non me li fai spezzare di più? Quali sono le leve? Queste direi che non sono leve. Questi sono i mercenari, questi non li posso spezzare. La Third Army sono soldati normali. Penso. Skirmisher, Light Footman. Scusa, ma quali cavolo sono le leve? Ok, queste sono leve. Le leve, o meglio, un po' di leve, le lasciamo qui. Questi ragazzi invece li uniamo sotto la nostra guida. Ci prendiamo quegli altri mercenari. Questi qua. I guardiani del faro. E partiamo come se non ci fosse un domani alla conquista. Se li seleziono magari però funziona anche meglio. Andiamo diretti verso la loro capitale e speriamo in bene, ragazzi. Speriamo in bene perché il destino della nostra campagna è appeso a un filo. Assolutamente. Quindi. E qua abbiamo un minimo di margine per muoverci ancora. Non è che c'è un bonus per quanto riguarda le truppe dell'avventura variaga, niente, eh? No. Va bene, va bene, va bene. Ok, sbarcare non è una grande idea, perlomeno non ora. Le truppe sono loro, ma non mi sposterei subito. Io li lascerei picchiare, sinceramente. Cioè, fatevi male. Esatto, bravo, attaccalo. Movimento bloccato. E adesso arriviamo noi. Perfetto, guida è cresciuta. Ora che siamo qua, spezziamo le nostre truppe. Per non tenerle tutte qui. Mandiamo il secondo generale a far fuori questi, magari. Con però molti meno uomini, così da non soffrire troppo attrito. Dove sono gli altri? Ok, questi li lasciamo qui. Caspita. No, c'è una rivolta di contadini che non voglio assolutamente affrontare. Li teniamo qua di fianco, qua di fianco. Tranquillissimi, ci facciamo il nostro assedio. E però mi dispiace che siano passati così. Io mi sono messo qua apposta per non fargli superare il fiume. E siamo anche attaccati dai contadini. Perfetto, perfetto. Non facciamoci mancare niente, assolutamente. Sia mai, dannazione. Ok, è caduta la capitale. Andiamo a prendere questo territorio. Queste truppe le mettiamo qui. O non possiamo prenderlo? No, ok, possiamo prenderlo. Il timer è scoccato. Vediamo se riusciamo a tirare su ancora un po' di leve, tra l'altro. Tra l'altro non mi serve tenere queste qua. A quanto pare non è indispensabile. È meglio così. Dovremmo muoverci al meglio, ma secondo me ce la possiamo fare a prendere il ducato qua. Poi sarà questione di crearci un po' di alleanze giuste per non farci spazzare via da questo nuovo subcontinente che stiamo finalmente raggiungendo. Io legionari vi ringrazio per essere arrivati fin qua, mi raccomando commentate con consigli e suggerimenti, se pensate che abbia sbagliato qualcosa fatemelo sapere, supportate la campagna con un bel mi piace condividendola con amici e mi raccomando non perdetevi i prossimi episodi di questa campagna, di tutte le altre in corso sul canale e nel frattempo guardate anche le campagne già pubblicate. A tutti legionari e a presto!